Benvenuti a tutti gli amici di Sottosopra, benvenuti a questo evento del canale Geopolitica appunto di Sottosopra. Io sono Fulvio Scaglione, stasera parleremo di che più conta, ne parleremo con una persona che davvero ne sa, una persona molto competente che peraltro abbiamo già anche incontrato in passato su temi analoghi, ovvero sia Giuseppe Acconcia, che saluto. Ciao Giuseppe, grazie per essere qui. E che presento brevemente, non avrebbe bisogno di presentazioni, però vogliamo pur dire che Giuseppe Acconcia insegna Stato e Società in Nord Africa e nella regione mediterranea alla Statale di Milano, che ha insegnato, insegna o ha insegnato a Londra e all'Università della California, che è autore di molti libri, di molti testi importanti, fondamentali su questi temi. Ne cito alcuno Buonasera a davvero voi. un po' in ordine sparso. Il Grande Iran lo cito per primo, anche se è un libro del 2018, e poi tra poco capirete perché. Poi Taccuino Arabo, Migrazione nel Mediterraneo, La Primavera Egiziana e molti altri. Adesso non li citiamo proprio tutti. Quindi ancora grazie a Giuseppe Acconcia per essere qui con noi e andiamo subito, come ci hanno insegnato a dire al liceo classico, in medias res. Nel senso che cominciamo a parlare di questa grande crisi, ennesima grande crisi del Medio Oriente, e direi partiamo proprio dall'Iran, a cui tu hai dedicato tanti studi, e da questo attentato che è stato realizzato a Kerman nel terzo anniversario della morte del generale Soleimani, che era stato ucciso a Baghdad da un drone americano. Ecco, intanto Giuseppe, ti chiederei come giudichi questo fatto, questo attentato. C'è stata anche una rivendicazione dell'ISIS, vorrei una tua valutazione in proposito, e poi ti chiederei anche come giudichi la reazione iraniana, che è stata una reazione improntata, come dire, a un tentativo di mantenere la calma, no? Di mantenere la razionalità. Non so se tu concordi. Sì, buonasera Fulvio, grazie per le tue belle parole, grazie a Sottosopra per l'invito. Come al solito mi fa molto piacere partecipare a queste conversazioni. Questo attentato ha colpito i sostenitori del regime iraniano. Ricordiamolo, si erano raccolti per commemorare l'uccisione che era avvenuta 4 anni prima, il 3 gennaio, di una figura centrale per la rivoluzione islamica e per quello che ha significato dopo la morte di Ruhollah Khomeini, cioè Qassem Soleimani, che è la guida delle brigate Al-Quds, che è stato ucciso a Baghdad per mano con l'uso di un drone da parte degli Stati Uniti. Evidentemente, questo attentato così grave che ha causato centinaia tra morti e feriti ha prodotto uno shock nel sistema, nella Repubblica Islamica. Tant'è vero che questa rivendicazione, che è stata poi resa nota, è quella del gruppo ISIS Khorasan, che sarebbe un affiliato di ISIS presente in Afghanistan. Attraverso il canale Telegram del gruppo, è stata diffusa questa nota in cui due terroristi di ISIS si sarebbero fatti saltare in aria con cinture esplosive, e quindi sono stati loro a determinare questo grave attentato terroristico. La verità è che non è la prima volta che ISIS colpisce l'Iran. Il gruppo ISIS Khorasan, in generale l'ISIS, è motivato da sentimenti antisciiti, e quindi il solo fatto che siano presenti delle milizie sciite nei paesi dove ISIS è attivo, quindi pensiamo alla Siria, all'Iraq principalmente, sicuramente uno dei motivi che spinge ISIS ad attaccare l'Iran. Addirittura i talebani stessi negli ultimi mesi si sono impegnati ad arrestare affiliati del gruppo ISIS-Khorasan, che sono stati arrestati in Afghanistan, cittadini iraniani, afghani e dell'Asia centrale che erano pronti ad intervenire.
e quindi a fare altri attentati. Quindi questa pista, la pista dell'ISIS e degli attentati terroristici, è quella in questo momento più accreditata, è quella che è stata sostenuta anche dalle autorità iraniane, oltre che confermata dagli Stati Uniti. È stato uno degli, forse l'attentato più grave che io mi ricordi, che ha colpito l'Iran dopo la rivoluzione del 1979, tant'è vero che le dichiarazioni del presidente, del vicepresidente iraniano sono state durissime. Per esempio, Ibrahim Raisi ha detto che tutto il mondo conosce la forza e le capacità iraniane, quindi decideremo in quale momento e quando agire, intervenire. C'è stata venerdì scorso la commemorazione dei morti nell'attentato e i sostenitori del regime gridavano morte all'America, morte all'Israele, come succede spesso nei momenti in cui si incontrano i sostenitori della guida suprema Ali Khamenei e quindi degli Ayatollah. In queste ore ci sono stati già degli arresti, 11 sospettati di essere coinvolti nelle esplosioni sono stati arrestati, sono stati sequestrati nelle loro abitazioni ordigni esplosivi che avrebbero usato o avrebbero potuto usare in altri attentati. È importante ricordare che non è la prima volta che un attentato di ISIS riesce in Iran. Negli ultimi anni ce ne sono stati vari. L'ultimo in ordine di tempo risale all'ottobre del 2022, quando 15 persone sono morte in seguito ad un'esplosione nei pressi del mausoleo Shahrastan a Shiraz. Nel 2017 c'erano state due attentati che avevano colpito il Parlamento, la tomba dell'Ayatollah Khomeini, e anche nel 2016, oltre vari a tantissimi altri tentativi di attentato da parte di ISIS che, secondo le autorità iraniane, sono stati sventati. Quindi questo significa che l'Iran è nel mirino di ISIS, lo è per un motivo molto preciso, perché l'Iran ha un ruolo centrale in tanti paesi della regione, in Siria, in Iraq, in Afghanistan, per non parlare poi del ruolo importante che ricopre in altri paesi, per esempio in Libano, con il sostegno anche ideologico al movimento sciita libanese Hezbollah, con i finanziamenti che in qualche maniera sono arrivati negli ultimi anni ad Hamas, che sappiamo è impegnata nella guerra con Israele, e poi anche il sostegno ideologico che va agli Houthi, che sono questi gruppi attivi nel nord dello Yemen, che a loro volta hanno milizie sciite finanziate dall'Iran, che adesso sono impegnate in tutta una serie di attacchi nel Mar Rosso, che hanno bloccato, paralizzato il commercio, il passaggio di navi, in particolare di navi commerciali, soltanto possiamo citare alcuni mercantili come quello della Maersk danese, ma di tante altre grandi multinazionali che si sono state, hanno fermato i loro cargo e i loro equipaggi proprio per la paura che ci siano attacchi da parte delle milizie Houthi. Quindi è evidente che ci troviamo in un contesto incandescente e, come dicevi tu, e questo è molto importante ribadirlo, l'Iran non ha nessun interesse che l'escalation del conflitto porti ad un attacco, ad un coinvolgimento diretto iraniano nella guerra, almeno fino a questo momento, e quindi è evidente che non c'è stato un ingresso diretto, una partecipazione diretta nella guerra dell'Iran, e questo attentato conferma che le autorità iraniane vogliono mantenere la calma, però ci sono state delle reazioni molto forti. Pensiamo agli attacchi che ci sono stati in Iraq. Gli Stati Uniti in particolare sono impegnati nel contenimento del ruolo, della posizione, della presenza iraniana in Iraq, e sono state colpite, è stato un raid aereo degli Stati Uniti a Baghdad, ha colpito la milizia filoscita Harakat al-Nujaba, è stato ucciso il leader del gruppo Mushtaq Talib al-Saadi. Questo è successo lo scorso giovedì, quindi evidentemente gli Stati Uniti sono impegnatissimi nel tentare di contenere la presenza iraniana in Iraq. Dall'altra parte, Iran e Israele sono impegnati in una guerra per procura in Siria che va avanti ormai da anni. Il 25 dicembre scorso è stato ucciso in un raid mirato a Damasco uno dei principali comandanti dell'esercito iraniano attivi in Siria, e uno dei consiglieri delle milizie al-Quds, proprio di Qassem Soleimani, che si chiama Razi Mousavi. E evidentemente sono tantissimi gli episodi di scontri indiretti che hanno coinvolto
Iran e Israele, pensiamo all'uccisione mirata di ingegneri impegnati nel programma nucleare iraniano da parte israeliana, pensiamo a come è stato cancellato in fretta e furia da Donald Trump l'accordo sul nucleare che era stato raggiunto da Barack Obama e dai paesi del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite con la Germania nel 2015. E negli ultimi mesi ci sono stati tanti altri episodi. Uno che vorrei citare è il fatto che le autorità iraniane hanno confermato di aver smantellato un intero gruppo attivo in Iran e appoggiato dai servizi segreti israeliani. Quindi evidentemente c'è tutto un gioco di intelligence che coinvolge questi paesi e che è direttamente collegato al ruolo centrale che l'Iran ha da un punto di vista geopolitico e geostrategico nella regione. Quindi, per restare ancora un attimo sui fatti di Kerman, sulla strage di Kerman, tu escludi una partecipazione diretta di Israele in questo attentato? Sì, le evidenze sono, sì, vanno in questa direzione. Ci sono state subito delle dichiarazioni molto forti da parte di Stati Uniti e Israele che hanno detto noi non siamo coinvolti in questo attentato. Nessuno dei due paesi si è mai macchiato di un attentato così grave che ha coinvolto direttamente la popolazione locale. Quindi è da escludere che ci sia una mano diretta da parte di questi due attori negli attacchi, e quindi questo avrebbe sicuramente destabilizzato il regime degli Ayatollah e portato ad una guerra aperta. Quello che però si può aggiungere è che gli attacchi, gli attentati di Kerman sono avvenuti in un contesto molto grave di escalation continua, di scontro per il ruolo che l'Iran ha nella regione, però anche mentre si combatte il conflitto tra Israele e Hamas, e questo non è un dettaglio trascurabile. Lo scorso martedì uno dei leader di Hamas, Saleh al-Houri, è stato ucciso nella periferia di Beirut in un attacco con droni. Il movimento sciita libanese Hezbollah ha subito puntato il dito contro Israele, che non ha né confermato né negato di essere dietro a questo attentato, però uno dei capi dell'intelligence israeliana all'estero, David Barnea, aveva già promesso in qualche maniera che tutti i leader di Hamas responsabili degli attacchi del 7 ottobre scorso sarebbero stati uccisi dopo al-Houri, quindi è evidente che c'è la longa manus israeliana in questo attentato. Dall'altra da parte sua, il leader degli Hezbollah, del movimento sciita libanese Hezbollah, Hassan Nasrallah, in un discorso televisivo ha detto che il Rai di Beirut potrebbe preparare ad una guerra. È evidente che anche Hezbollah non ha l'interesse ad essere direttamente, così come abbiamo detto per l'Iran, ad essere coinvolto in maniera diretta nel conflitto, perché questo porterebbe a estendere il conflitto che è in corso tra Israele e Gaza al Libano. Allora, nelle ultime settimane, dopo il 7 ottobre, ci sono state varie scaramucce nel conflitto tra Libano e Israele. Queste scaramucce hanno causato alcuni morti. Solo negli ultimi giorni ci sono stati più di 10 morti tra gli affiliati del gruppo e 4 nella città di Naqoura. Sappiamo che nelle ultime ore è in corso un conflitto più serrato nel sud del Libano. Hezbollah ha colpito il centro di difesa aerea dell'esercito israeliano, mentre è stato ucciso Wissam al-Tawil, che è uno dei leader del gruppo sciita libanese. Quindi è evidente che in ogni momento questo scontro tra Israele e Hezbollah, che possiamo confermare ha un'ispirazione ideologica che viene dall'Iran, potrebbe esacerbarsi e quindi portare ad una guerra estensione del conflitto in corso tra Israele e Gaza. C'è da dire che Hezbollah, insieme a Jihad Islamica e Hamas, costituiscono il fronte della resistenza, che è un fronte molto variegato, perché pensiamo soltanto al fatto che Hamas è un gruppo sunnita che è nato come una costola della fratellanza musulmana egiziana, che Hezbollah invece è un movimento sciita. Solo questo ci fa pensare che sono dei movimenti, dei gruppi molto diversi tra loro, però che hanno un nemico comune, che è proprio Israele. E dopo la visita del leader di Hamas, Ismail Haniyeh, a Teheran,
Il presidente iraniano Ibrahim Raisi ha partecipato alla riunione della Lega Araba che si è tenuta a Riyadh in Arabia Saudita, sostenendo proprio che è necessario finalmente passare dalle parole ai fatti. Però questo passaggio dalle parole ai fatti, e quindi pensare che direttamente l'Iran, attraverso Hezbollah, attraverso la sua guerra per procura in Siria, attraverso i suoi interessi in Iraq, attraverso quello che difende in questo conflitto, direttamente partecipi alla guerra è un fatto ancora molto lontano. Nelle ultime ore, però, la situazione si sta aggravando, cioè si è passati da scaramucce al confine tra Libano e Israele a attacchi mirati molto più gravi, e quindi questo potrebbe far pensare che nelle prossime ore il contesto di guerra potrebbe estendersi al Libano. Ecco, questo incubo dell'allargamento del conflitto agita le menti di moltissime cancellerie dal 7 ottobre, cioè da quando Hamas ha lanciato il suo attacco contro Israele. Però poi quello che abbiamo visto, e naturalmente correggimi se sbaglio, è che ci sono paesi che chiaramente non se lo sognano nemmeno, penso a tutte le petromonarchie del Golfo Persico, che anzi erano in corso di avvicinamento a Israele, no? Stavano raggiungendo degli accordi con Israele. L'Iran, ne abbiamo parlato, non c'ha nessuna intenzione di muoversi se non attraverso i suoi, come dire, vassalli, no? Appunto gli Houthi, Hezbollah, eccetera, eccetera. Hezbollah nello stesso Libano è isolato perché tutte le altre componenti della società libanese non vogliono essere coinvolte in un conflitto. La Siria non si muove, ma è una mia provocazione o ha un qualche senso dire che in questo momento l'unico paese che potrebbe essere tentato di allargare il conflitto è Israele? Che infatti colpisce ripetutamente, no? Colpisce in Siria, colpisce in Libano, cioè, non so, ecco, io stavo riflettendo su questo tema, vorrei il tuo parere. Certamente noi ci troviamo in una fase in cui gli attacchi israeliani hanno portato ad una totale distruzione a Gaza. Sappiamo il numero impressionante di morti tra i civili nella striscia di Gaza, la situazione umanitaria che è in corso a Gaza, la mancanza di cibo, la mancanza di elettricità, lo spostamento forzato della popolazione all'interno della striscia e poi con l'obiettivo anche di uno spostamento da nord a sud o addirittura verso l'Egitto e quindi nel Sinai. È evidente quindi che il conflitto è in una fase estremamente delicata dove si perdono le accuse di genocidio e diventa sempre più chiaro l'interesse e l'impegno israeliano a utilizzare i gravissimi attacchi che ci sono stati il 7 ottobre, chiaramente, per risolvere il problema della striscia di Gaza, che sappiamo che a sua volta è un territorio che è stato sotto assedio per anni, che è stato occupato e poi unilateralmente gli israeliani sono andati via nel 2005 e che poi questa occupazione, questo stato di assedio ha portato a Hamas arrivare al governo nella striscia di Gaza. In un contesto così delicato, così complesso, è evidente che Israele pensa un po' di avere carta bianca e questo perché gli Stati Uniti lo permettono. Anche perché gli Stati Uniti sono l'unico attore internazionale che veramente potrebbe influire in questo conflitto, nel senso di arrivare ad un cessate il fuoco, di spingere gli israeliani a chiudere questa pagina così dolorosa, disastrosa, di morte e distruzione nella striscia di Gaza, non solo anche in Cisgiordania. Ma fino a questo momento, evidentemente, gli Stati Uniti non hanno puntato ad una fare pressioni così forti da arrivare al raggiungimento di un cessate il fuoco o anche di una tregua umanitaria duratura e seria. Sappiamo che da questo punto di vista ci sono tanti attori che sono coinvolti, dal Qatar all'Egitto, per arrivare ad un cessate il fuoco, ma è evidente che nessuno di questi attori sta veramente portando a casa un risultato per tanti motivi. Per esempio, l'Egitto, che è uno dei paesi che più potrebbe fare pressioni per arrivare ad un cessate il fuoco tra Israele e Gaza,
alla guida del suo paese, Abdel Fattah al-Sisi, che tra l'altro è stato rieletto a dicembre scorso, quindi è forte di questo nuovo mandato presidenziale che gli è venuto da una elezione ovviamente truccata, ma che comunque l'ha portato ad ottenere percentuali del 90%. È evidente che è su posizioni, è sempre stato su posizioni molto filo-israeliane. Pensiamo al fatto che l'Egitto e Israele hanno interessi in termini di gas importantissimi, pensiamo al fatto che è stata fatta una zona cuscinetto nel Sinai, che potrebbe essere in futuro il luogo dove tanti palestinesi di Gaza potrebbero essere spostati. Questo è uno dei progetti. Se al-Sisi ha sempre detto: portateli nel Negev, nel deserto del Negev, e non nel Sinai, questo non vuol dire che non potrà succedere una cosa del genere, anche perché al-Sisi ama molto mostrarsi come il salvatore, come l'eroe nazionale egiziano, e quindi poi ottenere magari in cambio tagli al debito pubblico. Quindi sono in corso, dietro le quinte, delle trattative che potrebbero portare finalmente ad un cessate il fuoco, però purtroppo gli attori che sono coinvolti in queste trattative non sembrano degli attori che hanno una posizione equilibrata. Quindi è evidente che Israele può sfruttare questo contesto a suo favore, quindi fare un po' quello che vuole, ed è quello che sta facendo il Libano, attaccando con raid mirati i leader di Hamas, attaccando con raid mirati i leader di Hezbollah, perché sa che poi nessuno reagirà. L'unico paese che si è espresso chiaramente in maniera forte contro le violazioni dei diritti umani che sono in corso nel conflitto tra Israele e Gaza è la Turchia, però sappiamo bene che anche Erdogan agisce in maniera strumentale, perché ci sono interessi economici molto forti da parte della Turchia in quei territori, anche perché è interessato a spostare l'attenzione dai suoi raid della sua guerra, che è quella nel Kurdistan, che continua nelle ultime settimane, attaccando i combattenti curdi del Rojava, per esempio, ma anche nelle montagne di Kandil in Iraq. Tu pensi che la spedizione su Gaza, che definirla spedizione tra l'altro è veramente proprio poco poco poco, si stia prolungando e Netanyahu ha detto durerà mesi, anche perché Netanyahu in questo momento, pensando al fronte interno israeliano, ha interesse che la guerra prosegua, perché nel momento in cui i cannoni smetteranno di sparare, chiaramente ci sarà un giudizio politico in Israele su Netanyahu e sul suo governo. Sì, è evidente che in un contesto in cui il governo israeliano è così debole, fronteggia delle manifestazioni interne continuamente. Pensiamo all'anno scorso alle grandissime manifestazioni di piazza di Tel Aviv e all'opposizione durissima contro il governo di Netanyahu. Quindi un governo che si pone su posizioni di debolezza interna e che utilizza lo strumento della guerra, del conflitto, della polarizzazione per mantenere il potere, è evidentemente un governo che può fare di tutto, e questo sicuramente amplifica, aumenta la paura, il timore che le violazioni dei diritti umani continuano ad essere permanenti. Non solo, ma continua a rafforzare questo fronte della resistenza, continua a rafforzare chi sfrutta questa guerra. Pensiamo per esempio a Mosca, pensiamo per esempio a Vladimir Putin e di come ha utilizzato questo conflitto per stigmatizzare come anche l'Occidente non si rispettino, le grandi potenze occidentali non rispettino i diritti umani, o comunque che abbiano un doppio standard. Putin ha direttamente sostenuto il movimento che governa la striscia di Gaza, quindi Hamas, e il fronte della resistenza più in generale ha avuto una sorta di benedizione da Mosca. Quindi è evidente che questa debolezza israeliana e poi la posizione degli Stati Uniti, che fatica, nonostante manifestazioni diffuse da parte della società civile, accordare una critica sistematica, significativa alle azioni sproporzionate che Israele porta avanti a Gaza, questi due elementi insieme rendono molto pericoloso il conflitto in corso, e evidentemente danno spazio a Netanyahu per poter fare quello che vuole. Questo poi fino a che punto potrà muoversi, fino a che punto le violazioni dei diritti umani potranno andare avanti, fino a che punto si potrà arrivare
prima che l'azione di Israele verrà fermata, se effettivamente questo succederà. Noi sappiamo che le dichiarazioni israeliane portano ad un conflitto che deve andare avanti ancora per mesi, perché ci sono gli ostaggi, per tutta una retorica che appartiene a quella parte, ma evidentemente stiamo andando oltre ogni limite, ogni attesa. E questo sicuramente dovrebbe spingere Washington, Biden e tutta l'amministrazione impegnata in incontri diplomatici che vanno avanti ormai da settimane, senza però arrivare ad un punto fermo, a spingere le autorità israeliane affinché la guerra termini al più presto possibile, si arrivi ad un cessate il fuoco e poi si stabilisca, si decida qual è lo status di Gaza. E lo status di Gaza fino a questo momento sembra che un governo così debole come quello di Netanyahu, che vuole puntare tanto sui nazionalisti, è quello che sarà Israele a controllare la striscia, anche se è evidente che questo cancellerebbe completamente l'idea di avere due stati, cancellerebbe completamente il governo di Hamas sulla striscia di Gaza, cancellerebbe completamente tutte le intenzioni che erano state presentate a Oslo e in questi anni di tentativi diplomatici perché il conflitto finisca, e evidentemente probabilmente porterà Gaza ad essere un territorio come è la Cisgiordania, cioè un territorio dove c'è una presenza israeliana fortissima, magari rendendolo più piccola ancora di quella che è adesso la striscia di Gaza, mantenendo solo Gaza City, quindi una forma di apartheid che è quella che è presente già nei territori palestinesi, in un contesto di pulizia etnica che colpisce sempre di più i palestinesi. Quindi le nostre tre parole sono di nuovo, purtroppo, quando parliamo del conflitto israelo-palestinese, genocidio, apartheid e pulizia etnica. A questo però a me fa piacere sempre aggiungerne un'altra, che è un attacco permanente contro la stampa, perché sono decine, decine, forse più di 100 i giornalisti che sono stati uccisi in questa guerra. Quindi viene fatto da parte israeliana, come dicevi tu, un governo debole, quello di Netanyahu, un sistematico bavaglio messo alla stampa in maniera con l'uso della violenza, cioè i giornalisti vengono direttamente uccisi, proprio quelli che stanno sul campo, quelli che coprono il conflitto seguendo Al Jazeera e magari raccontando la distruzione che c'è a Gaza. Evidentemente questo viene fatto in maniera sistematica per favorire, fronteggiare, sostenere, appoggiare la propaganda israeliana che vuole occultare gli avvenimenti che ci sono, che sono in corso nella striscia. Ecco, volevo chiederti questo, per dirla in gergo, ma gli Stati Uniti ci sono o ci fanno? Nel senso che se uno guarda le dichiarazioni ufficiali, gli Stati Uniti sulla questione di Gaza la pensano in maniera diametralmente opposta a Israele, no alla deportazione, insomma, in maniera opposta. Vorrebbero una tregua umanitaria almeno, però al dunque, abbiamo visto anche nelle votazioni all'ONU, eccetera. O non riescono a ottenere nulla da Netanyahu, oppure non vogliono ottenere nulla, nel senso che fanno, come dire, il poliziotto cattivo e il poliziotto buono. Ecco, qual è di queste due ipotesi quella che, cioè che gli Stati Uniti sono diventati impotenti rispetto alla situazione, diciamo, israelo-palestinese, ma medio orientale più in generale, oppure che ci sia del teatro, no? Della commedia in tutto questo? Sì, sembra che gli Stati Uniti abbiano un atteggiamento molto pacato, non sono duri, non sono decisi nel fermare le autorità israeliane, e anche se fanno delle richieste di pause temporanee o spingono a un dialogo, eccetera, sembra sempre che lo facciano in maniera talmente non significativa da poter essere ignorata. Però la cosa che dobbiamo tenere sempre in mente è che sono gli Stati Uniti il paese più influente che può veramente incidere sulle scelte israeliane. Ma fino a questo momento Biden, nonostante abbia avuto critiche interne significative, e tutti
Le volte che partecipa a manifestazioni pubbliche ci sono sempre dei sostenitori della Palestina che protestano contro questo atteggiamento così pro-israeliano da parte di Washington. Non sono andati oltre piccoli suggerimenti o la voglia di negoziare un cessate il fuoco, ma un cessate il fuoco che fino a questo momento non si è realizzato. Questo vuol dire che gli Stati Uniti sostengono in tutto e per tutto le decisioni israeliane che sono completamente omologati sulle posizioni israeliane. Per esempio, si sono impegnati moltissimo in quello che sta succedendo nel Mar Rosso. Hanno preso di mira le milizie sciite Houthi in Yemen dopo gli attacchi che ci sono stati alle navi commerciali, ricordavamo all'inizio, e gli Houthi stessi hanno ammesso di aver attaccato alcune navi mercantili nello stretto di Bab al Mandeb. Quindi è evidente che questa sofferenza che è stata portata nel Mar Rosso dall'azione degli Houthi fa pressione all'interno del conflitto, e questo è un po' quello che dicevamo all'inizio, cioè che questi gruppi in maniera indiretta continuano a cercare di fare pressione sulle forze sul campo. Pensiamo appunto agli Houthi nel Mar Rosso, Hezbollah in Libano. Però se gli Stati Uniti non assumeranno mai una posizione forte, significativa sul tema del cessate il fuoco, quindi della fine delle ostilità e quindi dell'inizio, dell'avvio di un dialogo per appunto realizzare quello che in teoria loro dicono, cioè la soluzione dei due stati, che sembra non lontanissima, sembra ormai cancellata dall'agenda politica di Netanyahu, che vuole completamente controllare la striscia di Gaza, è evidente che non influiscono le decisioni israeliane, che vanno avanti sostenendo, appoggiando i loro interessi, gli interessi che sono poi quelli, per esempio, di mostrarsi molto intransigenti nei confronti dell'Iran. Ricordiamo un episodio che è il momento forse in cui più c'è stata frizione tra gli interessi israeliani e gli interessi statunitensi, che è stato il momento in cui Barack Obama ha voluto raggiungere l'accordo sul nucleare con l'Iran a Vienna nel 2015. In quel caso Netanyahu e le autorità israeliane si erano opposte duramente a che questo accordo venisse realizzato, venisse sottoscritto. Addirittura c'era stata una standing ovation per Netanyahu quando è andato a Washington a parlare della sua contrarietà all'accordo sul nucleare. Poi gli Stati Uniti però hanno lo stesso firmato, siglato questo accordo. Sappiamo però che questo accordo è stato poi disatteso da Donald Trump. Quella è stata l'unica volta in cui gli Stati Uniti hanno mostrato di avere delle posizioni, degli interessi geopolitici che potevano essere minimamente in contrasto con le posizioni e gli interessi israeliani. In questo caso sono completamente appiattiti sulle posizioni israeliane, e questo a detrimento anche della stessa immagine degli Stati Uniti nel mondo, che adesso viene spesso in molti contesti affiancata alla violazione sistematica dei diritti umani che è stata attuata dalle autorità israeliane, dall'esercito israeliano e da Netanyahu, che ha portato alla crisi umanitaria, alla devastazione che è in corso a Gaza, oltre al genocidio, perché l'unico termine che si può utilizzare per descrivere quello che è in corso nella striscia di Gaza è questo. Tu hai citato prima la Russia e Putin, che è tornato spesso in questi mesi di crisi sul tema dei due popoli, due stati, che ha ricevuto una delegazione di Hamas a Mosca. Però io ti volevo chiedere questo. C'è tra la Russia e Israele, proprio la Russia di Putin e Israele, diciamo così, di Netanyahu, ma non solo. Un accordo di vecchia data, no? Cioè sono due paesi che per tante ragioni, compresa una presenza forte e consistente di russofoni in Israele, hanno un legame stretto. E tra l'altro, il fatto che Israele possa colpire così frequentemente e con tanta precisione le basi iraniane in Siria dipende anche dal fatto che la Russia mantiene il controllo dei più avanzati sistemi antiaerei, che sono gli S-400 dispiegati in Siria, e non permette ai siriani di usarli, no? Allora io mi domando, ecco, come vedi questo filone, no? La Russia ha fatto molti progressi nel periodo putiniano,
in Medio Oriente e tra i paesi arabi, no? Ha acquisito, è tornata, diciamo così, in Medio Oriente dopo che nel 72 era stata espulsa dall'Egitto. Ecco, come vedi il ruolo della Russia? Se tu vedi che ci sia un ruolo della Russia di, come dire, Russia che può parlare ai paesi arabi, che può parlare all'Iran, eccetera. Secondo te la Russia sta giocando un qualche ruolo nel cercare di evitare che il conflitto dilaghi ancora di più in Medio Oriente? Allora, la Russia ha un ruolo centrale in Siria, ha un ruolo importantissimo in Libia e quindi evidentemente il Medio Oriente ha una posizione significativa in questi paesi, ha un ruolo importantissimo in tanti altri contesti e è evidente che la forza, la presenza russa nella regione ha portato per esempio ad un'alleanza, ad un accordo tra autorità iraniane e autorità russe. Pensiamo solo al fatto che l'Iran è stato accusato di fornire droni che poi sono stati utilizzati nel conflitto in Ucraina, quindi in generale c'è un asse molto forte tra Mosca e Teheran. Questo asse forse non è necessariamente nell'interesse iraniano, perché l'Iran sa bene che non può fidarsi di nessuno. Questo è la chiave per capire il grande gioco, per capire perché c'è stata una rivoluzione islamica nel 1979, perché l'Iran ha saputo, sa che per la sua storia non ha mai potuto fidarsi di nessuna delle grandi potenze internazionali, né della Russia, né degli Stati Uniti, né della Gran Bretagna, né della Francia, e quindi ha cercato nel 79 di darsi un suo sistema che poi abbiamo visto è pieno di problemi, molto fallace, e poi è stato attraversato da uno dei movimenti di contestazione più duri negli ultimi anni, il movimento Donna, Vita, Libertà, Jihan Azadi, che è nato dopo la morte di Mahsa Amini, uccisa dalla polizia iraniana il 16 settembre del 2022. Quindi è evidente che ci troviamo in un contesto in cui, più che dare voce ai movimenti, stiamo ascoltando la voce dei regimi, il regime iraniano e il regime, russo. Sono amici per la pelle in questo momento e si stanno sostenendo a vicenda. Però, se dobbiamo fare il passo avanti sarebbe quello di dire che la Russia in questo caso si trova dalla parte giusta, cioè si trova a sostenere i palestinesi che vengono colpiti in maniera sistematica da parte di Israele. Purtroppo, però, questo passo non possiamo farlo, perché la Russia di Putin è comunque impegnata in un uso strumentale di questa sua posizione, che potrebbe essere davvero rilevante nel contesto dei paesi del Nord Africa e del Medio Oriente, ma che in realtà non fa altro che sostenere i grandi regimi, perché se Bashar al-Assad è ancora al potere in Siria, perché Putin l'ha sostenuto, se la Libia è nel caos è sicuramente per gli attacchi della NATO, ma le divisioni tra Turchia e Russia e evidentemente gli interessi di tanti altri paesi che sono coinvolti in Libia portano questo paese a continuare ad essere nel caos. Quello che però si può dire è che Mosca e Putin utilizza tutto ciò che imbarazza l'Occidente per dire delle cose che sono favorevoli alla Russia, e quindi in questo momento conviene molto a Mosca di dire che c'è un doppio standard, che non vengono rispettati i diritti umani a Gaza, però evidentemente questi diritti umani non sono stati rispettati neppure nel conflitto in Ucraina, ma è evidente che si tratta soprattutto di parole, cioè come abbiamo detto prima che l'Iran non è interessato a entrare nel conflitto perché questo potrebbe portare alla distruzione della Repubblica Islamica per come la conosciamo, Vladimir Putin, oltre alle parole, non passa mai ai fatti, non passa ad una vera e propria assistenza, interventi militari russi a sostegno di Hamas, non porta a impegni sistematici per arrivare ad un cessate il fuoco, ma soltanto sfrutta il contesto di guerra per dire: guardate, non è soltanto la Russia che viola i diritti umani, ma anche l'Occidente. Purtroppo, oltre questo non va, e non ci sono delle posizioni invece geostrategiche, geopolitiche e diplomatiche che ci permettono di dire che la Russia di Putin possa fa farà, sta facendo o è impegnata in qualcosa di più di questo nel conflitto in corso. Tu hai citato le grandi manifestazioni di protesta. Torniamo un pochino indietro, torniamo all'Iran che hanno scosso appunto la Repubblica Islamica negli ultimi tempi. Ecco, siccome queste manifestazioni di protesta in maniera più o meno
forte, più o meno acuta, si ripetono ciclicamente, no? Negli ultimi tempi in Iran. Ti volevo chiedere, l'ultima, la protesta delle donne che è stata così clamorosa, eccetera, secondo te è finita, è rientrata, è stata soffocata, oppure appunto dobbiamo aspettarci che nel proseguo di queste proteste cicliche avremo qualcos'altro in un lasso di tempo più o meno breve? Sì, ci sono tutti i segnali per cui questo movimento Donna, Vita, Libertà possa andare avanti. Pensiamo soltanto alle grandi manifestazioni che ci sono state un anno dopo l'uccisione di Mahsa Amini, quindi appena il settembre del 2023. Pensiamo all'altra giovane sedicenne, Armita Geravande, che è stata uccisa per mano della polizia iraniana perché ancora una volta non portava bene le hijab. Quindi è evidente, poi pensiamo a tanti altri sintomi, segnali che ci fanno pensare che il movimento non sia finito. Soltanto uno di questi è il fatto che Narges Mohammadi è stata insignita del premio Nobel per la pace, nonostante lei si trovi ancora nel carcere di Evin e è stata arrestata 13 volte, ha avuto condanne per un totale di 31 anni di reclusione, è stata accusata di diffusione di propaganda, ma in realtà è una strenua attivista per la difesa dei diritti umani del Centro per i Difensori dei Diritti Umani, che è di Shirin Ebadi, che è l'altro premio Nobel per la pace che è stato attribuito all'Iran nel 2003. Quindi è evidente che ci sono tutti i segnali per spiegare, per capire. Poi no, a questo bisogna aggiungere sempre una fortissima solidarietà globale al movimento iraniano, che ci fa pensare che sia un movimento ancora vivo, che ancora va avanti, che ancora impegna tantissimi giovani. Ci sono quotidianamente attivisti che denunciano la repressione o le torture o le gravi minacce a cui sono stati sottoposti durante il loro arresto. Ci sono tantissimi docenti e ricercatori che sono stati messi sotto controllo e alcuni di questi sono stati arrestati, 58 professori universitari nei mesi scorsi, proprio perché hanno manifestato il loro sostegno al movimento Donna Vita Libertà. Quindi, oppure ci sono continue manifestazioni dei lavoratori, che quella è un'altra chiave di lettura molto importante per capire se il movimento è ancora vivo oppure no, cioè di lavoratori che continuano a protestare perché magari non ricevono il loro salario, che è uno dei motivi più seri perché spingono i lavoratori iraniani a partecipare alle manifestazioni di piazza. Quindi ci sono tutti i sintomi per dire che questo movimento è un movimento che va avanti, ma è un movimento purtroppo è molto ripetitivo, ma è un movimento che va avanti da anni, sicuramente almeno dal 2018-2019, quando c'erano le prime manifestazioni contro il carovita. Poi a questo si è aggiunto la contestazione contro l'obbligo delle hijab con le manifestazioni delle donne iraniane che il mercoledì bianco si toglievano il velo, e poi è diventato un movimento così forte, globale, riconosciuto nel 2022 dopo l'uccisione di Mahsa Amini. E sappiamo l'uccisione di più di 500 manifestanti, alcuni sono stati condannati a morte, sappiamo delle 20.000 prigionieri politici secondo Amnesty International, e quindi sono numeri ancora alti, quindi vuol dire che il movimento è ancora vivo, è ancora in corso, ma così come è vivo il movimento, è viva la repressione degli ayatollah, che hanno fatto di tutto, applicando una legge di nuovo sulle hijab molto restrittiva, per esempio, o dando più poteri alla polizia morale, per fermare questo movimento che però mostra di essere ancora vivo. Tu prima hai parlato della Russia facendo questa distinzione tra le parole e i fatti, cioè molte parole e pochi fatti. Come giudichi, diciamo, il fiume di parole che arriva è arrivato in questa crisi dalla Turchia e da Erdogan in particolare? Questo è molto interessante perché la posizione turca è sempre stata quella di mantenere, di voler essere una forma, di voler mostrarsi come mediatore, come mediatrice nel conflitto, non solo in questo conflitto, non solo nel conflitto in corso, ma in generale nei conflitti. Pensiamo al conflitto in Ucraina e quanto Erdogan sia speso per mostrarsi come mediatore tra Europa e Russia, sia tra Europa, Russia e evidentemente tutti gli attori coinvolti. Pensiamo
pensiamo a come ha permesso, ha dato delle carte, delle chance a Putin all'inizio del conflitto, quando Stati Uniti e Unione Europea tuonavano contro il presidente russo, come ha mediato nel contesto dell'accordo sul grano, come ha mediato, tanto è vero, a tal punto che Putin ha promesso ad Erdogan che la Turchia sarebbe diventata l'hub del gas russo verso l'Europa. E questo è un po' quello a cui punta la Turchia di Erdogan, ad essere sempre un attore geostrategico, economico centrale, perché Turkish Stream passa attraverso questo paese, ma non solo, perché ci sono delle scoperte continue di gas nel Mediterraneo orientale, al largo dell'Egitto, tra Egitto, Israele, Cipro. E anche lì c'è tutta una questione aperta sul confine tra Cipro europea, Cipro turca e le acque territoriali, e qui dove sono presenti i giacimenti di gas che vengono scoperti negli ultimi anni, e quindi questo a come poi porterà all'evoluzione di vari gasdotti che sono stati progettati e ancora da realizzare. Quindi la Turchia è strettamente legata agli interessi economici e geostrategici nella regione. Evidentemente poi l'ideologia politica, l'islamismo politico di Erdogan spinge verso posizioni favorevoli ad Hamas. Sappiamo bene che Hamas, appunto, dicevamo, dei fratelli musulmani, che nasce come movimento vicino da una costola della fratellanza musulmana, così come è successo per il partito Giustizia e Sviluppo HP di Erdogan, che fino a pochi anni fa continuava a sostenere i leader dei fratelli musulmani egiziani, che poi sappiamo sono stati molti di loro imprigionati, l'ex presidente è morto in prigione, e soltanto da pochi mesi c'è stata una distensione nei rapporti tra Turchia e Egitto, tant'è vero c'è stato l'incontro in Qatar ai mondiali di calcio tra Erdogan e Al-Sisi, e questo sta portando ad un dialogo serrato tra i due paesi, soprattutto per difendere gli interessi geopolitici e geostrategici di gas che ci sono tra i due paesi. Alcuni leader di Hamas si sono rifugiati in Turchia, e le autorità turche hanno comunque spesso cercato di prendere le distanze da Hamas prima che iniziasse il conflitto. Quindi molte volte questa posizione turca, che tenta di giocare una mediazione, di avere un ruolo nel conflitto, è una posizione, una condizione molto utilitaristica, che vuole portare a ritagliarsi un spazio nella fase successiva, nella fase della ricostruzione, nella distribuzione degli appalti per ricostruire Gaza. E questi punti sono centrali per le decisioni politiche di HP, che fa sul mattone, il cemento, le ricostruzioni. Pensiamo al ruolo che questo partito e alcuni magnati del partito hanno nella ricostruzione di Aleppo, delle città siriane che sono state distrutte dalla guerra. Quindi evidentemente le parole di Erdogan sono parole strumentali e è comunque necessario pensare che in questo contesto di conflitto così grave, attori come la Turchia, noi parliamo spesso del Qatar, che tra l'altro ha un rapporto molto solido con la Turchia, quindi Turchia e Qatar sono forse i due paesi, più che l'Egitto, anche se l'Egitto Al-Sisi vuole mostrarsi come l'eroe che salverà e che porterà ad un accordo, ad un cessate il fuoco, perché ha già in programma di mostrarsi come l'eroe che ha salvato i palestinesi di Gaza nel Sinai. Saranno proprio il Qatar e la Turchia ad avere, cioè, un ruolo centrale nel raggiungimento, se mai ci sarà, di un cessate il fuoco nel conflitto in corso. Ecco, per chiudere ti chiederei quest'ultima cosa, un pochino lo stesso discorso che si faceva per l'Iran, però applicato al Medio Oriente. Il Medio Oriente passa da una crisi all'altra, crisi sempre sanguinose, sempre violente, e tutte le volte ci sembra che non si possa andare oltre, no? Anche rispetto a quello che sta succedendo a Gaza. Come si fa a immaginare qualcosa di peggio? Ma che cosa dobbiamo aspettarci? Cioè, dobbiamo aspettarci che, come è successo appunto con l'Iraq, con la Siria, ci sia questa crisi violentissima, e poi che cosa tu cosa vedi
diciamo, avanti, se tu guardi un po' avanti rispetto alla situazione attuale, cambierà qualcosa, migliorerà qualcosa, peggiorerà qualcosa, oppure sarà la milionesima crisi del Medio Oriente che poi, viene in qualche modo riassorbita in attesa della prossima? Sì, allora, questa domanda è molto interessante. Purtroppo, il nuovo Medio Oriente, che era quello che era stato, battezzato da Bush dopo la guerra in Iraq, doveva essere un Medio Oriente di democrazia, fatto di democrazia esportata con la guerra, e evidentemente questo progetto ha fallito perché l'Iraq è uno stato che è stato distrutto e c'è molto poco di democratico, è uno stato che è governato da tribalismo di stato e quindi divisione di poteri tra settari, tra sciiti, sunniti e curdi. Ma così possiamo citare tanti altri paesi, la Siria e la Libia sono stati falliti, le proteste in Egitto e in Tunisia, anziché portare la democrazia, hanno portato più autoritarismo di El-Sisi e di Kais Saied. Quindi è evidente che quella Medio Oriente di democrazia che era sognato, sperato nei primi anni 2000 non c'è più. Semmai possiamo ritrovare un Medio Oriente che è attraversato da nuovi autoritarismi, fortissimi autoritarismi, l'autoritarismo di Bashar al-Assad, l'autoritarismo di Abdel Fattah al-Sisi, il ritorno all'autoritarismo del presidente tunisino, ma potremmo citare tanti altri esempi, oppure dilaniati dalla guerra. Pensiamo alla Libia, allo Stato fallito, ci sono due governi, ci sono terminal petroliferi controllati da milizia, un paese nel caos e veramente un fallimento totale degli attacchi della NATO che ci sono stati dopo le piccole manifestazioni che c'erano a Bengasi. Quindi, evidentemente, oggi nel 2023 ci troviamo di fronte ad un Medio Oriente dilaniato dai conflitti, dove a vincere sono gli autoritarismi che fanno anche da modello, perché poi anche altri paesi, pensiamo all'Algeria, pensiamo al Sudan, pensiamo alle proteste che ci sono state, quindi Iraq in Algeria e le proteste in Sudan hanno portato senz'altro a un rafforzamento di contesti autoritari e evidentemente o anche di militari, perché poi il modello egiziano è quello di rafforzare la componente militare, quindi di regimi militari che diventano l'unica risposta all'instabilità in questa regione. E evidentemente quindi c'è poco da sperare, perché tutti i progetti invece più significativi, più interessanti, sono falliti. Pensiamo ai progetti delle sinistre, della sinistra, dei sindacati tunisini, dei sindacati indipendenti egiziani. Pensiamo a HDP, al Partito Democratico dei Popoli in Turchia, di come è stato messo il bavaglio. Pensiamo a Rojava, che è ancora presente, è ancora un sogno da realizzare, ma che in realtà è continuamente sotto attacco da parte dei raid perpetrati dalla Turchia. Però forse quello che l'unico aspetto positivo di tutto questo discorso che fin qui abbiamo fatto, e poi ovviamente pensiamo al fatto che un movimento come quello Donna Vita Libertà ha ottenuto ben poco, rispetto a quello che si prefissava, cioè di scardinare il sistema della Repubblica Islamica, e quindi ancora una volta noi ci troviamo di fronte ad Ayatollah che hanno superpoteri perché hanno il controllo del mercato petrolifero iraniano, e quindi quasi sembra che gli unici paesi dove c'è una sorta di apertura di facciata sono proprio i paesi che tu citavi prima del Golfo. Pensiamo a Riyadh, all'Arabia Saudita, agli altri paesi del Golfo, dove però c'è una costante violazione dei diritti umani. Pensiamo al caso Khashoggi, ma a tanti altri casi di violazioni e di oscurantismi che sono presenti ancora nella società saudita e di tanti paesi del Golfo. L'unica cosa che possiamo dire di positivo è che se fino a prima del 7 ottobre il conflitto israelo-palestinese era stato completamente dimenticato, era stato proprio messo ai margini del discorso politico, geopolitico e del discorso pubblico, finalmente è tornato ad essere al centro dell'informazione, del discorso pubblico e delle questioni geopolitiche che attraversano il Medio Oriente. Che significa questo? Che finalmente si sa quali violazioni vengono commesse nei territori palestinesi, se lo si vuole vedere, perché evidentemente c'è una stampa mainstream che spesso cancella le violenze che subiscono i palestinesi, però ormai tutti sanno che la questione del conflitto israelo-palestinese non è stata risolta. Esiste un problema perché i palestinesi non hanno un loro stato, esiste un problema perché i palestinesi subiscono continuamente uccisioni arbitrarie e morti, continue attacchi ad ospedali, a scuole, a
luoghi dove la guerra non dovrebbe mai arrivare, invece arriva, oppure sistematica uccisione di bambini oltre 10.000, poi ovviamente i numeri bisogna ancora fare verifiche per avere i numeri precisi, ma spesso sia da una parte che dall'altra vengono esagerati questi numeri, ma sicuramente ci sono più di 20.000 morti nel conflitto. Soltanto nella striscia di Gaza e Cisgiordania, poi ci sono stati 1.200 morti israeliani, quindi evidentemente uno dei conflitti più sanguinosi che ha attraversato il Nord Africa e il Medio Oriente, però finalmente sappiamo di nuovo che la centralità del conflitto israelo-palestinese è rilevante. Se non si risolverà questo conflitto, è molto difficile pensare che la regione possa finalmente evolvere verso processi più democratici e dove la società civile possa avere, oltre ad uno spazio nelle manifestazioni e nelle proteste, anche un ruolo politico determinante che poi porti anche a delle scelte più aperte alla giustizia sociale, ai diritti delle donne, ai diritti delle minoranze, ai diritti delle comunità LGBTQ, che fino a questo momento in questi paesi sono stati, hanno subito violazioni sistematiche dei loro diritti. Ecco, ma tu credi che, adesso chiudiamo veramente, ti ringrazio anzi di tutto il tempo che ci hai dedicato, ma credi veramente che questa crisi, che certamente ha riportato il dibattito sul destino dei palestinesi al centro della scena politica internazionale, darà una spinta per cercare di immaginare una soluzione? Perché, come tu sai bene, tutti i conflitti armati tra Israele e palestinesi, tutti senza eccezione, in misura maggiore o in misura minore, hanno portato a un peggioramento delle condizioni di vita dei palestinesi, no? Tutti, storicamente, ogni volta che c'è stato uno scontro armato, che fosse un'intifada, una guerra, eccetera, i palestinesi ne sono usciti con una condizione di vita, politica, di rappresentatività, eccetera, eccetera, peggiorata. Il rischio è che con la situazione in Palestina peggiori, ovviamente, non solo, ma che si cancelli completamente la possibilità di avere uno Stato palestinese per tanti motivi. Abbiamo parlato dell'apartheid, possiamo aggiungere il fatto che non c'è continuità territoriale tra Gaza e la Cisgiordania e tante altre cose che ci fanno poi pensare, come uno degli storici più interessanti che si è occupato del conflitto israelo-palestinese, Ilan Pappé, dice che si va sempre di più verso un solo Stato. Poi bisognerà vedere la demografia di questo Stato. Non solo, il problema israeliano principale è che se in questo stato vengono inclusi anche gli arabi, possono diventare la maggioranza politica, che poi è il problema principale degli israeliani, che devono mantenere questa loro facciata di democrazia, dicendo che sono l'unica e più forte democrazia del Medio Oriente, però escludono completamente, tranne una piccola componente di arabi che hanno la possibilità di votare, che sono però completamente marginali rispetto al sistema politico, tutti i palestinesi che in un futuro Stato unitario, unico, dovrebbero comunque avere possibilità di esprimere il loro voto, di esprimere la loro voce. Quindi è più comodo per gli israeliani di liberarsi dei palestinesi, di cacciare dalla striscia di Gaza, di spingerli verso l'Egitto o in Cisgiordania, di spingerli in parte verso la Giordania. Quindi evidentemente è un tentativo sistematico di eliminazione del discorso nazionale palestinese, però è evidente che questo non funziona, perché se ci sono attacchi, se ci sono guerre continue, vuol dire che i palestinesi ancora hanno voglia di combattere, nonostante la Nakba, nonostante la distruzione, la catastrofe, la nuova catastrofe, vogliono ancora difendere i loro interessi nazionali e lo continueranno a fare. Quindi è evidente che nonostante quello che dici tu, che i palestinesi hanno subito tanto, continuano a subire, che continueranno ad essere messi in campi profughi, questi campi profughi diventeranno spesso delle città nella città, come avviene come a Sabra e Shatila a Beirut, come a Yarmouk a Damasco, e adesso sta succedendo lo stesso con i profughi della striscia di Gaza, e nonostante questo sta portando ad una sistematica uccisione di bambini, attacchi alle scuole, quindi a tra i più vulnerabili, nonostante questo, i palestinesi hanno sempre dimostrato di rialzarsi e di riprendere il loro discorso per lottare per uno Stato e prima o poi ci riusciranno. Poi quale sarà il loro Stato, come sarà
su quale territorio, su quale rivendicazioni che riporta al 1948 oppure a quelle successive, oppure se appunto si arriverà ad una federazione, ad uno stato che unisce i due popoli, che poi potrebbe essere una soluzione anche affascinante, perché sia i palestinesi che gli israeliani hanno diritto a vivere in pace in quel territorio, sarà interessante vederlo. Fino a questo momento, purtroppo, nei nostri occhi c'è soltanto la distruzione, le violazioni sistematiche dei diritti umani da parte israeliana e il genocidio di cui finora abbiamo parlato. Bene, cioè, anzi male, perché stiamo parlando di una situazione veramente molto, molto critica, violenta, sanguinosa, crudele, e però chiudiamo ringraziando Giuseppe Acconcia che ci ha così gentilmente dedicato non solo tanto tempo, ma anche tante idee e tanti spunti di riflessione. Abbiamo terminato questo evento Sottosopra. Io, Fulvio Scaglione, a nome del canale Geopolitica di Sottosopra, ringrazio tutti, primo fra tutti Giuseppe, ma tutti coloro che ci hanno ascoltato, e naturalmente l'appuntamento è per tutti ai prossimi eventi che non tarderanno ad arrivare. Grazie e a presto.